Questo programma è offerto da Un grave incidente nella scorsa notte ha scosso la città di Cefalù. L'incidente stradale è accaduto per le strade del comune Madonite ed ha coinvolto un quindicenne. Secondo le ricostruzioni, Biagio Sacca, a bordo del suo motore, si sarebbe schiantato contro un palo mentre stava percorrendo la via Terzo Millennio. Non sono ancora state accertate le reali cause che hanno portato allo schianto del ragazzo. Immediatamente dopo l'incidente, il quindicenne è stato trasportato al pronto soccorso del San Raffaele Giglio di Cefalù, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza e di parte del fegato. Smentite categoricamente le voci che avevano annunciato il decesso, ma sia la famiglia che l'ospedale hanno smentito tutto. Intanto il giovane Biagio lotta strenuamente tra la vita e la morte al reparto di terapia intensiva del San Raffaele. Lo staff di Canale 8 si stringe attorno alla famiglia Sacca facendo il tifo per il giovane Biagio. È stato un vero e proprio momento di panico quando ieri, intorno alle 17, a circa 3 km dallo svincolo per Villa Abate, una vecchia Fiat 500 ha preso fuoco. L'auto viaggiava in direzione del capoluogo, quando il conducente ha notato la presenza di fumo proveniente da sotto il cofano dell'auto. L'uomo con prontezza ha arrestato la sua corsa, fermandosi lungo la corsia d'emergenza. Fortunatamente il conducente è uscito appena in tempo dall'auto, rimanendo così illeso. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto per spegnere il rogo e fornire assistenza al proprietario dell'auto. Ancora da chiarire il motivo che ha portato all'incendio. Una cosa però è certa, ossia le lunghe code che fino a 2 chilometri si sono formate nel tratto di carreggiata antistante l'accaduto, creando così forti disagi tra gli automobilisti. Venerdì sera un'operazione antiabusivismo è stata eseguita nei pressi di Aspra. Gli agenti del commissariato di polizia hanno fatto sgomberare i venditori abusivi che occupavano il piano stenditore. Il giorno dopo però questi, durante la manifestazione Unti, Contenti e Sazi, hanno iniziato a protestare a gran voce. L'evento, organizzato dall'Associazione Terra del Sole in collaborazione con Cooperativa Onlus Vivere, ha rischiato anche di finire prima del previsto, visto che qualche ignoto ha anche staccato la luce. Tanti momenti di tensione e preoccupazione. Sul posto carabinieri, polizie e vigili urbani sono riusciti a riportare la calma tra gli animi dei venditori abusivi. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada. Manhattan Coffee & Drink, il locale giusto dove puoi trascorrere le tue serate in allegria. Da lunedì alla domenica ogni scusa è buona per raggiungerci al Manhattan. Puoi divertirti insieme a noi tuffandoti nelle allegre serate a tema del lunedì. Puoi esibirti in divertenti performance canore con il karaoke.
sabato puoi scatenarti con le serate disco o gareggiare con i tuoi amici al quizzone della domenica. Non hai più scuse, ti aspettiamo al Manhattan. Si è svolto venerdì un incontro a Villa Santa Teresa, centro ambulatoriale sanitario accreditato con il sistema sanitario regionale e azienda confiscata alla mafia dell'ex gruppo Aiello. Scopo dell'incontro, cui ha partecipato tra gli altri anche il sindaco di Bagheria Patrizio Cinque, discutere del futuro di questa azienda confiscata e dei suoi dipendenti. Per me è un enorme piacere portare l'istituzione locale per la prima volta dopo il 2003 dentro Villa Santa Teresa. Vogliamo essere parte attiva durante questo processo di riassegnazione dell'azienda, ha detto Cinque. Riteniamo che l'amministrazione regionale debba porre in essere gli atti conseguenziali alla delibera di giunta regionale con cui si impegnava a gestire Villa Santa Teresa e a renderla dunque pubblica. Dal canto nostro, continua il sindaco, formuleremo una proposta all'agenzia per i beni confiscati e proveremo a coinvolgere la regione. Siamo contrari alla gestione da parte della cooperativa Villa Santa Teresa perché la sua genesi ci lascia molto perplessi. Fra le altre cose, non tutti i dipendenti sono dell'azienda, requisito richiesto dalla legge. Sembra che ci sia l'interesse a mettere le mani su una struttura che potrebbe continuare a garantire stipendi faraonici alla dirigenza. Mi sono già occupato da cittadino in primis di Villa Santa Teresa perché sono convinto che sia un'opportunità di sviluppo imperdibile per il territorio. Diversi giorni fa ho anche incontrato il direttore generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, una cui diramazione è presente proprio a Villa Santa Teresa. Conclude Cinque. Ati Group ha siglato in passato una convenzione con il comune di Bagheria per il tramite del tribunale. Adesso l'azienda è confiscata ed il tramite è l'Agenzia per i beni confiscati. Stiamo verificando se è possibile stipulare con l'agenzia una convenzione per lo svolgimento di alcuni lavori per l'ente. È proprio il caso di dire: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Questa volta però non si tratta di un lupo cattivo, ma di un altrettanto pericoloso pusher che a quanto pare è particolarmente portato a farsi trarre in arresto. Lo scorso venerdì 8 agosto, infatti, l'uomo in questione, un partinicese 25enne disoccupato, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del paese per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nonostante l'imposizione dei domiciliari, il giovane però non si è perso d'animo ed è stato così tratto in arresto una seconda volta, dopo una perquisizione che ha portato al ritrovamento di un sacchetto di plastica contenente ben 75 dosi di marijuana custodita all'interno di un divano letto e un secondo sacchetto recuperato dall'interno di un armadio insieme ad un bilancino elettronico. Nuovamente le forze dell'ordine hanno così convalidato i domiciliari all'ostinato pusher che adesso è in attesa di un processo per direttissima. L'amministrazione comunale di Bagheria ha deciso che tutti i dipendenti comunali espongano il cartellino identificativo. A renderlo noto l'assessore alla risorse umane, nonché vice sindaco, Domenico Mastrolembo Ventura. Intendiamo perseguire l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività della pubblica amministrazione, agevolando gli utenti nella pronta individuabilità del soggetto interlocutore, considerato che, secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, ha dichiarato l'assessore Mastrolembo. L'operazione non ha alcun costo per l'amministrazione, aggiunge Mastrolembo, poiché sia le foto che i cartellini verranno realizzati presso l'ufficio stampa comunale, in economia. È una maggiore attenzione nei confronti di tutti i cittadini utenti comunali in un'ottica di soddisfazione dell'utenza. Tutti gli adempimenti per il raggiungimento dell'obiettivo sono in carico al dirigente del personale che dovrà metterli in pratica entro il 15 settembre 2014. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo.
Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici, ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Vuoi diventare star per un giorno? Puoi vincere un inedito, un videoclip e tanti altri premi. Lego. Canale 8, in collaborazione con Acas, organizza un concorso musicale che tramite una giuria di esperti sceglierà le voci più belle per esibirsi un giorno in TV. Lego. Tutte le domeniche ti aspettiamo al chioschetto Belvedere. Potrai divertirti insieme a noi, gustare ottimi cocktail, buonissimi panini e tanto altro. Se vuoi più chiarimenti, chiamaci ai numeri sovraimpressione. Oppure cercaci su Facebook, alla pagina Le Voci del Mare. Cosa aspetti? Non farti sfuggire questa occasione e vieni a trovarci al chioschetto Belvedere di Sant'Elia. Ti aspettiamo. L'estate sta finendo ed arrivano le tasse da pagare. Salate come sempre, ma forse stavolta la pillola sarà un po' più facile da indorare, almeno per alcuni cittadini palermitani. Nella scorsa settimana la Giunta Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti, la Tari ex Tares. La tassa sarà diversa se riguarda utenze domestiche o utenze commerciali e sono previste agevolazioni per diverse categorie di utenti, in particolar modo per chi attua la raccolta differenziata dei rifiuti. Per quel che riguarda le famiglie con figli a carico, le tariffe della Tari sono state ridotte dal 3 al 5% rispetto alla Tares. Per chi vive invece da solo, si avranno riduzioni che potrebbero sfiorare il 30%. Si registreranno riduzioni anche per le famiglie che beneficiano dell'assistenza sociale, per chi ha un figlio in affido, per le giovani coppie e per i pensionati che non superano un certo reddito. Discorso diverso per le utenze non domestiche, che registrano variazioni a ribasso che oscillano dal 3 al 6%, mentre in altri settori, come i ristoranti, ci sarà un aumento del 3,5%. Per i casi particolari e per consultare la delibera nella sua interezza, invitiamo a visitare la sezione ad essa dedicata all'interno della pagina del Comune di Palermo www.comune.palermo.it. Il prete dei giovani Don Paolo è il nuovo vescovo ausiliare di Perugia. Nella giornata di ieri, domenica 10 agosto, Monsignor Paolo Giulietti è stato consacrato vescovo titolare di Termini Imerese ed ausiliare di Perugia, città delle Pieve. Una presenza di fedeli molto calorosa è dimostrata dal lungo applauso alla fine della lettura della bolla pontificia con cui Papa Francesco ha nominato vescovo ausiliare Monsignor Giulietti. Tra le diverse centinaia di fedeli che hanno voluto prendere parte a questa toccante e significativa celebrazione nel giorno della solennità di San Lorenzo Martire, titolare della cattedrale perugina, numerosi membri della confraternita di San Jacopo di Compostela, di cui Monsignor Giulietti è assistente spirituale, ed una delegazione di rappresentanti delle istituzioni civili, guidate dal sindaco Salvatore Burrafato e di fedeli delle 6 parrocchie del comune siciliano di Termini Imerese, antica diocesi della quale il neovescovo ausiliare di Perugia è titolare. Diversi anche i rappresentanti delle istituzioni civili del capoluogo umbro presenti nella concelebrazione dell'ordinanza in arresto per spaccio.
Questo programma è stato offerto da... L'augurio di una buona giornata a tutte le persone che anche in vacanza guardano ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 11 agosto 2014. L'anticiclone Polifemo investe tutte le regioni e ci regala una giornata soleggiata praticamente ovunque. Ecco il dettaglio. Al nord il sole, le poche nubi e il clima gradevolmente estivo caratterizzeranno la giornata sulla quasi totalità delle regioni. Nel pomeriggio qualche breve pioggia potrà interessare i settori più settentrionali delle Alpi orientali. Spostiamoci a vedere la situazione del centro, dove qualche nube passeggera non disturberà comunque la giornata che trascorrerà con tanto sole su tutte le regioni. Per concludere diamo uno sguardo alla situazione delle regioni meridionali, qui il cielo si presenterà praticamente sereno o soltanto occasionalmente con qualche nube sparsa, più che altro sarà però coreografica. I venti soffiano tutti molto debolmente, meridionali sul Tirreno, da nord-ovest sullo Ionio e da direzioni variabili in Adriatico. Temperature. Minime che non subiscono particolari variazioni, con valori che su tutte le regioni saranno compresi tra 17 e 24 gradi. Durante il giorno farà più caldo ovunque, ci attendiamo 27-33 gradi al nord, 30-35 gradi al centro e fino a 35-37 gradi al sud, come in Campania, in Sicilia e in Puglia. Carissimi, l'aggiornamento termina qui. Nuovi temporali sui rilievi del nord per la giornata di martedì. Gran sole e caldo invece al centro e al sud. Arrivederci da ilmeteo.it. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è l'11 agosto, si ricorda Santa Chiara d'Assisi. Il nome Chiara deriva dall'aggettivo latino di età imperiale clarus, ovvero luminoso, chiaro, poi esteso in senso figurato a illustre, famoso. Dice il proverbio, per Santa Chiara ogni goccia una quartara. Sono nati oggi Gianni Solaro, Inès de la Fressange, Massimiliano Allegri. L'11 agosto 3114 a.C. inizia, secondo i Maya, un ciclo del mondo che si è poi concluso il 21 dicembre 2012, giorno in cui si è passati ad una nuova era. Nel 1952, dopo l'omicidio del nonno e l'abdicazione del padre, il principe Hussein, a soli 16 anni, sale sul trono di Giordania. Governerà fino alla sua morte nel 1999. Infine, l'11 agosto 1999, eclissi totale di sole visibile dall'Europa. L'evento piuttosto raro si verifica quando la Luna si frappone fra la Terra e il Sole, oscurandolo. Waldo Emerson ha detto: l'amico è la persona davanti alla quale posso pensare ad alta voce. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 11 agosto. Ariete, la luna vi mette di buon umore. Approfittate per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i familiari per una cena. Impegnatevi nel sociale, il vostro contributo a un'iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto. Toro, a tenervi sotto scacco oggi è la coppia Luna-Mercurio, una vera minaccia per voi, bisognosi di sicurezza e di un terreno solido sul quale procedere. Mattinata difficoltosa, troppi impegni, se vi sentite fuori fase, ridimensionatevi aggiustando il tiro. Gemelli, astri e armonici garantiscono comunicatività e divertimento. Fino al pomeriggio vi è amica anche la Luna, ma poi volta bandiera guardandovi di traverso. La famiglia partecipa con voi a tutte le attività, chi con il sorriso, chi con il muso lungo. Cancro, bella come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro, cantava Jovanotti. Se siete in ferie, niente di meglio che poltrire per tutta la mattinata. Già, perché nel pomeriggio la Luna passa in trigono, regalandovi emozioni intense e accese fantasie. Leone, vi svegliate con la testa confusa, effetto non solo della Luna opposta a Mercurio, ma anche del pranzo di ieri che non avete ancora digerito. La vitalità si riaccende nel pomeriggio, dopo un riposino ristoratore e la cessata ostilità lunare.
Vergine, la giornata sarà tranquilla anche se l'energia non è proprio al top. Magari state ancora pagando gli sforzi o i bagordi del weekend. L'umore dal pomeriggio è in discesa perché la luna dal segno opposto porta a galla qualche insoddisfazione. Bilancia, amici scanzonati e disinvolti movimentano la vostra vita, insegnandovi che qualche volta trasgredire può anche aiutarvi a stare meglio. Mattinata vivace, facilitata dalla luna in trigono, allegra promotrice di incontri e contatti. Scorpione, semaforo rosso con Mercurio e la luna contraria, almeno fino a pomeriggio, quando la bianca signora cambia registro diventandovi amica. Umore sfasato per tutta la mattina, soprattutto la logica sembra non funzionare o solo a mezzo servizio. Sagittario, la luna in armonico sestile, in casa vi sentite segregati ma fuori, tra la gente, magari in treno, sul traghetto recupererete tutta la vostra verve. Basta che vi chiudiate la porta alle spalle per cominciare a vivere felici e contenti proprio come nelle fiabe. Capricorno, mattinata insipida, molto meglio dopo pranzo con la luna in sestile, ma la scelta dell'ambiente giusto è determinante per il vostro benessere. Per riequilibrare fisico e mente optate per un massaggio o per una bella nuotata al mare o in piscina. Acquario, mattinata difficile con la luna opposta a Mercurio, rischiate di farvi smontare per un niente e di perdere l'entusiasmo alla minima contrarietà. Ripresa nel pomeriggio, quando la mancanza di senso pratico trova valide soluzioni nell'intuito. Pesci, la luna entra nel segno dopo pranzo, vi accompagna nel decollo di un progetto ambizioso, ma dovrete essere pronti a sacrificare qualcosa. Il vostro sesto senso funziona a meraviglia, regalandovi contatti telepatici e premonizioni da brivido.